E chiariamo subito che l'obiettivo di questo corso non è quello di terminarlo e poter andare a fare poi chissà quali scenografie su parete, no? Perché ci sono dei passaggi ovviamente. Però qui in queste 2 giornate andiamo comunque ad apprendere e a mettere in pratica le regole e i principi della tecnica. Le andremo a mettere in pratica per costruirci delle modanature. Però tutto quello che andiamo a imparare, il criterio, il principio e l'applicazione sono poi e poi il metodo con cui possiamo andare a realizzare qualsiasi soggetto in trompe-l'oeil. Allora, nella giornata di ieri abbiamo visto le ombre proprie, ma ci siamo preparati tutti i colori, ci manca solo il colore dell'ombra portata su blu. Ripetiamo il mantra per ogni soggetto che dobbiamo andare a realizzare in trompe-l'oeil, che sia una modanatura, che sia un ornato, che sia qualsiasi cosa, avremo sempre bisogno del colore proprio di fondo del soggetto. Avremo bisogno di 3 ombre proprie, l'ombra 1, l'ombra 2. Noi vediamo questo spessore e questo qui. Ma questo e questo non lo vediamo. Ok? Questo spessore noi l'abbiamo fatto tutto, tutto bello pieno di 0,5. Sì, 0,5 fatto con la 3. Andiamo frontalmente come lo abbiamo noi sulla nostra tela. Ce l'abbiamo fatto così. Abbiamo messo la 3 e abbiamo messo la 3. Se noi qui andiamo a mettere un filetto di luce 0,5, largo uguale, con la luce 2, la più forte, e qui pure. In sezione cambiamo la forma perché noi questo spessore nella realtà non lo vediamo e dipingendolo non lo possiamo rappresentare perché se no da questa sezione diventa questa. Mi spiego? Cioè, da base, da roba rettangolare diventa a trapezio, perché se io vedo questo spessore, ma vedo anche questo è perché è diamante. Ok? Lassù, quella modanatura là, io non lo posso vedere. Se lo vedo è perché lo sto ribaltando. Ditemi di sì, fatemi sentire. Ok, no, perché sono cose che non posso dare per scontato che si capiscano, eh? Ci ho messo un po' pure io a capirle quando è stato il momento, quindi mi interessa che sia chiaro. Ok.
Quindi vi ringrazio, vi auguro una buona settimana e questa registrazione ve la mando domani mattina quando torno in laboratorio, perché adesso me ne vado a casa. Grazie mille, è stato bravissimo. Grazie Grazie. a te. Grazie. Sei stato chiarissimo e giovedì, da giovedì in poi. Va bene, chi ha bisogno, allora quando avrete, farete delle cose, volete un feedback, me lo mandate su WhatsApp. Quando e se volete parlarmi privatamente per fare dei percorsi individuali, mi chiamate. Invece, Paolo, se vuoi ci sentiamo tra 5 minuti. Ciao. Sì, lascio la presidenza a Paolo e... Ciao, grazie ancora. Ciao. Grazie, ciao, Ciao, grazie a voi. grazie Ciao. a tutti. Ciao. Ciao. Alla prossima. Ciao.